Buongiorno a tutti, buongiorno. Un saluto per darvi una bella notizia. La bella notizia è che abbiamo raggiunto l'accordo con Jovetic. Questa secondo me è una cosa molto importante. Sapete quanto tenevamo e quanto teniamo. Anche il ragazzo ha dimostrato veramente la voglia vera di voler continuare qui a Firenze questo progetto che noi riteniamo, che per lui abbiamo sempre messo al centro di questo progetto e speriamo anche di aprire un nuovo ciclo. Quindi abbiamo praticamente in mezz'ora ci siamo visti, anche ieri poi questa mattina ci siamo fatti due chiacchiere, anche se poi i nostri dirigenti bravi tutti avevano già lavorato questa settimana, quindi sono contento e dico insomma che nei prossimi parecchi anni. Fino a quando? Almeno 5. Altri 5? Sì, credo di sì. Poi per i dettagli di tutte le cose avete le persone che più bravi di me a spiegarvi nei prossimi giorni. Però questa è una bella notizia. Chissà che volevo dare a tutta Firenze, i nostri tifosi e a voi. Ma con clausola di rescissione o senza clausola? Queste sfumature, poi lo sai, io non parlo di dettagli perché il patrono fa anche altre cose. Poi ve le spiegheranno questi nostri dirigenti. No, ma sono contento perché il ragazzo veramente voleva questo, come lo volevamo noi. Questo è veramente un prestigio. Senti, voluto annunciarci, ma anche con queste cose che sta dimostrando, perché aveva paura anche andando avanti con il capo. No, con lui non è mai, questa sensazione non c'è nessuno. Tanto si parla di dettagli, di sfumature, in realtà dopo un anno difficile l'anno scorso, dove la società è stata molto vicina, questa è una cosa importante, e adesso giustamente stiamo vedendo carico tutti, sappiamo la sua importanza, tutti noi, insieme a tutti gli altri ragazzi. Però ripartire da lui è un bel segnale che personalmente mi piace dare con la società. Era solo questo ragazzo questa mattina, dobbiamo dimenticare in fretta la partita della Lazio, sfortunata, domani cercheremo di fare il possibile per portarsi a casa una bellissima prestazione, erano molto cari, motivati, sono tutti molto felici. Questo è un mese molto fondamentale per noi, per capire un po' le vere ambizioni, gli obiettivi di questa società, lo sanno anche loro, i nostri titoli sempre. Sono stato solo un tempo perché non potevo più con la Lazio, mi sono emozionato perché mi chiesero, vi voglio ringraziare, non solo loro, ma la città per il dimostrato affetto, questa è una cosa che a me personalmente mi ha fatto molto piacere. Quindi adesso non dobbiamo deludere. I ragazzi lo sanno, dobbiamo provare a ripetere il ciclo, sono tutti dettagli, non ce la vogliamo. Presidente, si stanno facendo passi avanti anche per il nuovo stadio. Sì, sento tante cose, cos'è? Il progetto è interessante, ragazzi, c'è una scelta. Adesso dobbiamo parlare un po' più di dettagli e abbiamo una giunta, un po' con tutti, ci confronteremo con la giunta, con la posizione. E tutto il mio cuccio lo guarda in incontro, dobbiamo costruirlo tutti insieme. In questo caso mi piacerebbe più probabilmente pensare a destra, a sinistra, al centro, perché è un progetto per fare. Ci sono delle strutture, credo anche dei problemi che poi lavoro che si potrà risolvere. Non è proprio così semplice, non dite di semplice che non ci sia, ci sia. Quindi abbiamo modo di parlare, di confrontarci con un tavolo costruttivo di lavoro, una domanda che è tanto grande. Dalle gioie da una parte Jovetic ci ha firmato, il mondo libero definitivamente. Mi chiederei lei, comunque non si è mai espresso, c'è rimasto veramente male a questa situazione. Non voglio tornare su questo argomento, ma di tornare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Oggi mi piace parlare di Jovetic. Presidente, Presidente, il prossimo mese. Vorrei affrontare Adrian Muti domani e vedere Osvaldo, l'ennesimo ex Viola. L'ex Viola e l'ennesimo ex Viola in nazionale, che effettore fa? Da una parte mi fa piacere perché vedere insomma che questa società in 9 anni, siamo arrivati quasi al decimo, insomma il calcio ne ha masticato. Poi mi ha visto, no? Tra gioia e dolore. E poi sì, un po' di dispiacere c'è, perché vederlo magari non avergli dato un po' di tempo anche a Osvaldo in più,
stesso Pazzini, abbiamo di tanti, Balzaretti, Maggio, quanti ormai ne abbiamo anche troppi da elencare, però guardiamo avanti, no? Pensiamo ai nostri ragazzi che magari anche loro fra un anno, alcuni di loro avranno la possibilità di, dipende poi da come si comporteranno questo inverno, di andare agli europei, abbiamo almeno 3-4 che sono. Presidente, ha detto il prossimo mese sarà importante, forse decisivo, lo sarà anche per la panchina di Mihajlovic. Mihajlovic non è in discussione, questo non è un discorso anche neanche da affrontare oggi. Ma no, siamo tutti lì, perché, ripeto, un mese non si fa quello che io assolutamente non voglio, un torneo così, un campionato modesto come lo scorso anno, per quello che non vuole questa famiglia, quest'anno i requisiti ci sono, dopo le esperienze fatte, mese anche di difficoltà della passata stagione, quest'anno ci sono tutti i requisiti per fare bene. E sono convinto che anche Mihajlovic lo farà. Ma non è in discussione ancora, assolutamente. Comportamento, poi insomma, le cose che sono rimbalzate dal Perù. Lei ha voglia di fare un richiamo all'ordine, alle regole? Dico per Vargas. Qualcosa vi dirà Mihajlovic, credo, a riguardo, non voglio anticipare niente di particolare. Voi sapete come ragioniamo, come sempre abbiamo pensato. Quando non si rispettano certe regole, sapete il comportamento della società, è un grande giocatore, è un momento, io credo che sia solo un momento così passeggero, però un ragazzo che non è in forma al 100% questo momento. Sono convinto che lo recupereremo, però poi le regole è un altro discorso, questo poi lo sapete come si comporta questa società, lo vedrete anche i prossimi giorni. Quando è arrivato qua la scorsa settimana abbiamo ipotizzato che lei potesse aver visto Gilardino, perché c'era anche lui all'interno del centro sportivo. È iniziato un dialogo col giocatore per il rinnovo? L'ho visto anche questa mattina, nel senso Gila deve tornare in campo, è la cosa più importante. Poi, come ho sempre detto, ci sono tutte le priorità, da qui a Natale e se ne affronteranno tante. Oggi però la più importante, che è quella che ci tenevamo tutti, è di ripartire dal nostro grande fuori classe, no? E non so, quindi poi vedremo. E Pasquale, adesso pensiamo, ci concentriamo molto domani e domenica, perché è una partita importante proprio per capire gli obiettivi futuri di questa società. Grazie.